ciao Alice, non sapevo che fossi anche tu una volontaria in Lights. Sì, sto cercando di decorare questa postazione, ma sembra che non stia andando molto bene. Come mai? Volevo decorarla con un po' di materiale, colorarla, insomma. Ho preso un po' di cose giù in cantina. Ok, dai, se vuoi ti do una mano io, un paio di cose le so fare. Dai, grazie. Va bene? Dai, allora mettiamoci al lavoro subito. Non mi resta che sistemare il bonsai. Devi fare molta attenzione, è una pianta davvero delicata. Sai anche come si sistema un bonsai? Certo, sono anch'io una volontaria in Lights, ormai da diversi anni. Davvero? Il bonsai è un po' come chi convive con l'AIDS. Ha bisogno di cura, passione, assistenza e amore soprattutto. È proprio per questo che è stato scelto come simbolo della lotta contro l'AIDS. E visto che hanno fatto un lungo viaggio per arrivare fino a qui, bisognerà innaffiarli, giusto? Sì, però devi farlo delicatamente, magari con un bicchierino. Come questo? Esatto. Le cure più recenti consentono a chi convive con l'HIV di condurre una vita normale. Certo, le cose sono migliorate rispetto a 20 anni fa, quando esistevano pochi medicinali, soprattutto avevano molti effetti collaterali e smettevano di funzionare dopo pochi anni. Purtroppo non è ancora stata trovata una cura definitiva, è proprio per questo che le offerte che raccoglieremo serviranno a finanziare la ricerca. Anche l'informazione è importante. Durante un incontro a scuola ci hanno raccontato che la maggior parte dei contagi avviene durante rapporti sessuali non protetti dal profilattico. Perciò basterebbe davvero poco per evitare il contagio. Prevenzione e ricerca sono da sempre gli obiettivi di UNLIGHTS. UNLIGHTS aiuta la ricerca anche attraverso borse di studio, premi e congressi. Collaborando con gli enti pubblici, sostiene le persone che vivono con l'HIV e progetta degli interventi atti a migliorare la prevenzione.